Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Le nuove disposizioni per gli incarichi regionali vanno verso la parità di genere. Non più soltanto parità nella presentazione delle candidature, ma anche nelle effettive nomine. Era un impegno che ho preso non appena eletto Presidente del Consiglio regionale. Eh, lo dico ai cittadini che ci seguono. Oggi c'era una norma, quella sulle nomine, che diceva che si dovevano presentare due nomi, un nome di uomo e un nome di donna per qualunque nomina. Ma poi alla fine il Consiglio regionale poteva scegliere di nominare persone tutte dello stesso sesso. Con questa modifica che ho condiviso anche con un emendamento che ho presentato con la Commissione Pari Opportunità, io dico che ci deve essere parità di genere, non parità di presentazione delle domande, ma parità di genere. Questo vuol dire che se è un numero pari di eh, nomine, allora saranno 50 e 50. Se invece è un numero dispari, ci sarà la differenza solo di un genere. Sono tre, due uomini e una donna, o due donne e un uomo. Alla fine dell'anno. Eh, faremo una valutazione e nel caso in cui non ci sia ancora parità complessiva lo faremo nell'anno eh, successivo. Questa, secondo me, è una scelta importante che va nella direzione giusta. Noi non possiamo guardare il mondo solo con gli occhi di un genere. Si è approvata una legge che va in una duplice direzione: da una parte, la semplificazione nelle designazioni e nelle nomine degli organi designati dal Consiglio regionale e dall'altra il rispetto della parità di genere. Mi piace considerare come si sia voluto dare ossequio al principio della parità di genere da un punto di vista sostanziale e non formale. Da una parte, infatti, è stato eliminato l'obbligo, quando si propongono delle candidature, di indicare necessariamente sempre la candidatura maschile e quella femminile, perché questo non era garanzia del fatto che poi negli organi venissero ad essere rappresentati entrambi i generi. Si è invece imposto che negli organi che sono eletti e designati dal Consiglio regionale ci sia una rappresentazione paritaria degli uomini e delle donne e che qualora eh, ci possa essere una composizione dispari che un genere non possa essere rappresentato meno di un'unità rispetto all'altro genere. Quindi un principio di rappresentanza dei generi sostanziale. Finalmente la parità di genere non diventa soltanto un principio né uno slogan, diventa fattiva. Serve attuarla concretamente un impegno concreto del Consiglio regionale negli incarichi, nelle nomine sia tecniche che politiche, in tutti i consigli, nelle consulenze. Una presenza paritetica di donne e di uomini che consente di far emergere merito e qualità, ma soprattutto un coinvolgimento attivo e fattivo della Commissione Pari Opportunità, rispetto a un processo di informazione, di comunicazione e di divulgazione di quello che diventa fondamentalmente un principio cardine che la Regione si impegna in prima persona. Ad attuare ogni anno nella ripartizione degli incarichi che vengono assegnati, anche tenendo conto non soltanto elementi politici, ma soprattutto elementi qualitativi e tecnici. Allora, noi ci siamo astenuti su questa proposta di legge per un semplice motivo: non perché non condividiamo naturalmente gli obiettivi che sono eh, naturalmente perseguiti con questa proposta, ma solo perché veniamo da una settimana in cui i tempi ristretti non ci hanno consentito di approfondire un argomento importante anche alla luce insomma, di quelli che sono gli eventi e di quella che è la sensibilità generale su questo tema. Avremmo voluto un maggiore approfondimento e quindi abbiamo ritenuto che fosse eh, diciamo così, eh, lasciato aperto ancora uno spazio di trattativa con un voto di astensione che di fatto non pregiudica però un nostro contributo eventualmente a settembre migliorativo della legge dove diciamo, ci sono ancora degli aspetti che potrebbero essere più approfonditi e maggiormente rimati. Ci siamo astenuti sulla proposta di modifica della legge perché, eh, per un semplice motivo, che continuo ad essere convinto che non servano le quote per garantire rappresentanza femminile, ma servono persone preparate e capaci. Eh, fino ad oggi non c'era evidentemente una legge che imponeva una parità di genere. Eh, Fratelli d'Italia ha fatto quattro nomine in questa legislatura, due sono uomini e due sono donne. Non le abbiamo scelte eh, per quote ma abbiamo scelto le persone più capaci e quando scegli le persone più capaci casualmente viene fuori che le persone capaci sono sia uomini che donne. La questione di genere giustamente si pone anche all'interno del Consiglio regionale per quanto riguarda le nomine e altri, eh, altri aspetti. Credo che fondamentalmente eh, sia necessario un salto culturale e mettere nella nostra società le donne nella condizione di poter competere e essere all'interno del mercato del lavoro, ma anche banalmente di quello che riguarda le attività del Consiglio regionale, le nomine appunto, eh, in condizioni di parità. Questo è il salto culturale che ci aspetta, deve essere aiutato anche con dei passaggi legislativi, ma deve essere appunto un aiuto che in questo momento serve a soltanto compensare delle carenze. Ma lo vediamo positivamente in ogni caso. Rinviata invece la nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica. Vediamo. Ma un atteggiamento assolutamente incomprensibile eh, perché questo ostruzionismo che la Lega sta praticando per la modifica della legge eh, 2, la legge toscana, che è una buona legge, eh, che però va modificata sulla base eh, della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, che ritiene alcune norme che prevedono eh, l'impossibilità di accesso alle gradatorie se eh, non c'è eh, una uh, permanenza della residenza in Toscana, eh, così come prevedeva la, la legge per eh, più di cinque anni. Eh, come norme discriminatorie. Noi abbiamo inteso adeguarci a questa sentenza della Corte, sentenza tra l'altro emessa sulla base di norme vessatorie che alcune regioni amministrate dalla Lega hanno prodotto, sono la Lombardia e l'Abruzzo eh, ad esempio, e anche sulla base della richiesta che tutti i sindaci Lanci ce l'ha chiesto perché i sindaci hanno bisogno di pubblicare i bandi per rinnovare le gradatorie e aspettano questa modifica per non fare bandi che, sia, che non siano soggetti ad, ad, ad impugnativa. E quindi ecco perché avevamo inteso eh, approvarla in tempi rapidi. In più eh, i più danneggiati saranno i cittadini, le famiglie che hanno i requisiti per poter fare la domanda che sono al 90% tra l'altro cittadini eh, italiani, eh, che invece dovranno aspettare perché i bandi saranno fatti più tardi. Noi lo giudichiamo opportuno perché approvare una legge che sarebbe stata un disastro sul territorio per noi era sbagliato. Certo, se il PD avesse subito ascoltato quello che noi gli chiedevamo e avesse preso in considerazione... I nostri emendamenti che garantivano l'uguaglianza di accesso alle case popolari a tutti i cittadini che ne facevano richiesta, probabilmente si sarebbe fuso a votare e ci tengo a dire che noi eravamo pronti a star lì fino a ferragosto per arrivare a una soluzione. È stata spostata a settembre io spero che questo tempo sia utile al Partito Democratico e alla maggioranza per valutare l'opportunità che secondo noi diventa indispensabile di inserire criteri che garantiscano le uguali opportunità a tutti i cittadini che fanno richieste e che hanno bisogno. Però quello che noi abbiamo letto in questi giorni sono anche le accuse da parte del Partito Democratico che ci dice che abbiamo bloccato i bandi, sono bugie. I bandi si possono fare, la nostra legge è vigente, non è impugnata, non è oggetto di sentenza, quindi tutti i comuni possono fare i bandi. Dirò di più le graduatorie in essere possono scorrere perché ovviamente finché non ci saranno le nuove graduatorie rimangono in essere quelle vigenti. È sempre opportuno approfondire una legge che è così importante che riguarda l'edilizia popolare. La casa per molte persone è un sogno per la loro vita, avere un'abitazione di disponibilità pubblica è importante, è un diritto, ma noi dobbiamo anche tutelare ovviamente il nostro patrimonio inserendo anche dei meccanismi di doveri da parte delle persone. Nella scorsa legislatura è stata fatta una legge, a mio avviso, ottima rispetto. All'attribuzione degli alloggi popolari concertata, discussa, arrivata in fondo, si tratta di migliorarla, laddove ci sono dei rilievi della Corte Costituzionale e, e quindi credo che peraltro noi sosterremo il testo così com'è perché comunque comprende anche delle nostre richieste, quello di privilegiare i cittadini toscani che da più anni sono residenti nella nostra regione o che hanno lavorato in maniera continuativa o anche non continuativa per almeno 5 anni con un punteggio aggiuntivo nel meccanismo dell'assegnazione consentendo comunque a tutti di fare domanda dando un principio importante, mantenendo un principio solidaristico importante cercando di assegnare la casa a chi più ha bisogno ma nel frattempo consentire magari anche alla cosiddetta classe media di poter accedere e sono quelle persone che magari anche la crisi ha falcidiato rispetto alla difficoltà di conciliare magari un affitto con uno stipendio basso o con le casse integrazioni. Ci sono tantissimi comuni che eh, vorrebbero uscire con i nuovi bandi per le case popolari. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo fatto un lavoro importante in commissione, ovvero quello di inserire la storicità della residenza come criterio premiale nell'assegnazione degli alloggi, che secondo noi era la, la battaglia fondamentale alla luce del fatto che la Corte Costituzionale ha sancito che non può essere un criterio di esclusione. Quindi abbiamo fatto questa battaglia ottenendo... In commissione una riforma della legge importante dove appunto la residenza, la storicità della residenza è un criterio premiale. Così tenendo conto delle, di chi vive, di chi lavora in Toscana, nelle nostre città da anni e non permettendo invece. Una deriva che vedeva chi arrivava il mese prima avere le stesse opportunità, se non di più, di chi vive qui da anni. Ripeto, non penso si sia fatto un buon servizio a quei cittadini che stanno attendendo i nuovi bandi per le case popolari e che invece dovranno attendere ancora dei mesi. Sono sorpreso da due fattori prevalentemente. Il primo è che la sentenza della Corte Costituzionale non impugna la legge della Regione Toscana. Impugna un'altra legge e noi siamo fermamente convinti che occorre dare le case agli italiani. Cioè a chi sta in questo Paese da più di dieci anni. Abbiamo sempre fatto questa battaglia. Nei primi 100 in graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica, 70 sono extracomunitari. A maggior ragione in un momento difficile come questo, dove c'è tutta una fascia grigia, che magari prima aveva due stipendi e che oggi se ne ritrova soltanto uno, che magari prima aveva il sostegno dei genitori e che oggi invece quel sostegno non può più esserci, abbiamo bisogno di dare una risposta a chi ha bisogno di case. E poi non c'è un centesimo sulla nuova edilizia residenziale pubblica, che è un altro grandissimo tema che in questo Paese, in Regione Toscana, non viene affrontato. Non si costruiscono più case e quello che mi meraviglia di più è che all'interno del piano nazionale... Eh, di resilienza, non c'è un euro per la costruzione di nuove case, noi è fermo il piano case, è l'ultimo piano case fatto. È del 1974, non sono state più costruite case. Addirittura i dati ci dicono che ci sono centinaia di migliaia di case in Toscana che sono sfitte, che sono vuote o che sono occupate e che i comuni non se ne riappropriano per darlo a chi effettivamente ne ha bisogno. La legge andava fatta perché si tratta di sanare oltre che una grave ingiustizia sociale, anche qualcosa che la Corte Costituzionale ci avrebbe rimarcato, quindi trovo che sia corretta il fatto di rimandarla con degli escamotaggi di emendamenti a settembre ritarda semplicemente l'azione che i Comuni possono fare al riguardo, quindi questo secondo me danneggia semplicemente lo strato più povero e più bisognoso anche della nostra Regione per dei motivi che sono fondamentalmente ideologici e niente più. Secondo noi doveva semplicemente essere cancellato la, il limite, il il nodo dei cinque anni, però sicuramente la legge sull'edilizia popolare potrebbe essere anche aggiustata in altri modi. Quindi ci riserviamo anche a settembre di proporre magari una proposta di legge da affiancarsi a questa. Il Consiglio regionale entra nella sua pausa estiva, ma è già pronto a ripartire di slancio a settembre. Ascoltiamo il Presidente dell'Aula Antonio Mazzeo. C'è stata una discussione seria, non era semplice, nel senso che abbiamo avuto così tanti atti in così poco tempo. Ho chiesto al Presidente Gianni e alla Giunta di cercare anche nel futuro di farli arrivare un po' prima per permettere a tutti i colleghi di poter approfondire. Ci sono stati provvedimenti importanti. Consentitemi di ringraziare gli uffici, tutti del Consiglio della Giunta. È stata una settimana intensa, frutto eh, di un grande supporto da parte degli uffici. Ringraziare tutti i colleghi per l'impegno e la dedizione che ci hanno messo in questi mesi difficili della, della pandemia. Ci aspetterà un inizio intenso, pieno di temi importanti. Si parlerà dell'ERP, si parlerà dei fondi strutturali, cosa chiederemo all'Europa, come potremo permettere alla Toscana di ripartire più veloce. Si parlerà del piano dell'economia circolare, perché una regione che vuole competere deve avere la capacità di saper smaltire, di saper eh, riciclare tutto quello che produce nel proprio territorio. Insomma, sarà un settembre caldo e poi all'ordine del giorno, come sapete, ci sarà la modifica dello statuto che abbiamo deciso di calendarizzare subito al rientro.